Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi di nuovo non so bene fare video come una volta, cioè non so mai stato bravo a fare video, ma hey, siamo qui, si fa quello che si può. Allora, oggi abbiamo un unboxing che penso che voi vedrete il giorno di uscita del prodotto, ma io l'ho ricevuto prima, quindi GG. È un prodotto che mi aspettavo di più, ma ok, ci piace, adesso bisogna vederlo. Comunque questo prodotto verrà poi testato anche su Twitch, quindi rimanete sintonizzati. Allora, pacchettino, come siamo abituati, coltellazzo, come siamo abituati. Allora, ok, perfetto. Ok, se non si spacca tutto brutalmente. Signori, questa confezione vuota. Ed ecco qua la Nintendo Switch 2, Nintendo Switch OLED. Qua si chiama semplicemente modello OLED. Però, dai, è una Nintendo Switch un po' più pro, mettiamola così. È una... diciamo che è chiamabile così. Cioè io mi sarei aspettato una Nintendo Switch Pro con un effettivo miglioramento delle prestazioni. Questa praticamente cambia in solo alcuni aspetti della console. Ad esempio batteria, schermo e connettività, mi sembra. I Joy-Con dovrebbero essere sempre compatibili con quelli del vecchio modello e viceversa. In questo caso cambia la dock, che finalmente integra una mancanza della dock originale, ovvero la porta Ethernet mancante che era usufruibile solo con un adattatore USB. Per il resto ovviamente lo schermo, che diventa un po' più grosso, e ovviamente OLED come dice il nome. Di per sé la console rimane uguale come processore grafico, come memoria RAM, se non sbaglio. Aumenta soltanto ed esclusivamente la memoria interna, che passa, mi sembra, dal modello 32 GB, che era il primo modello, al modello da 64, ovviamente rimanendo espandibile con micro SD. Allora, i Joy-Con al primo kit mi sembrano effettivamente uguali a quelli... a quelli della prima versione. Io ho preso il modello bianco, mi sembra più un grigio chiaro. Qua vabbè, a parte la manualistica non ci sta niente, e in confezione ci danno anche un cavo HDMI, l'alimentatore che è uguale all'altro, tipo C, la staffa o impugnatura per i Joy-Con in modalità pad, mettiamo così, e ovviamente la dock di ricarica e ovviamente di trasmissione. Che per chi non conoscesse la Nintendo Switch, questa dock qua gli permette di essere incastonata al suo interno e essere collegata a una TV, avere la connessione di rete cablata per questo modello qua, e ovviamente la ricarica e l'alimentazione. Allora, quello che vedo che perde le porte USB che aveva al suo interno e le trova all'esterno, se non erro ne aveva due dentro e una fuori. Il vecchio modello qua ne ha due fuori e zero dentro. Dentro ha l'HDMI, la LAN e l'adattatore di alimentazione, va bene. Non ha più lo sportellino, ha semplicemente un coperchietto di incastro. Per il resto non c'è niente. Questo penso lo riporrò al suo interno perché non mi interessa, perché ho già quello della Nintendo Switch 1. Quindi questa robettina qua può andarsene. Perfetto. Allora, la scocca, cioè la console vera e propria, si vede già decisamente la differenza tra il modello, se non sbaglio, da 5 pollici che era il primo,
l'impresso all'incasso dei Joy-Con, alla parte superiore ha il jack delle cuffie, il volume, l'accensione e lo scomparto per i giochi, che ovviamente io, essendo che mi mangio le unghie, non posso aprire. Perfetto. Vabbè, questo sarà un problema del me di quando vorrò giocare. E parte inferiore, ovviamente, gli agganci per la base e la tipo C per ricaricarlo o per trasmettere il resto. Cambia il posteriore perché va ad introdurre decisamente un piede più stabile per l'appoggio della console in verticale, uso da tavolo, così lo chiama Nintendo, effettivamente è così. Cambia e diventa decisamente più stabile, decisamente più grande e molto più regolabile, cioè diventa regolabile, l'altro era assolutamente non regolabile, che ovviamente nasconde il carrellino per la micro SD. Io direi che se c'è batteria si può benissimo andare a montargli i suoi Joy-Con. Perfetto. Come peso, così non mi sembra molto più importante dell'altra. Intanto si accende, perfetto. Sì, devo dire che mi sembra di per sé più grande, hanno ridotto i bordi per mettergli lo schermo OLED e ovviamente da 7 pollici. Ah, ok. Ha un'accensione decisamente più particolare dell'altra e ovviamente ci porta subito alla configurazione del dispositivo. Configuro il dispositivo e ci vediamo tra pochissimo. Allora, ho appena terminato per dire di fare un rapidissimo trasferimento di dati dalla Switch normale alla Switch OLED e ovviamente non c'è un trasferimento completo di dati, o almeno così non l'ho trovato. Andrebbe poi, tanto dovrò guardarmela poi da tranquillo, ne parleremo poi magari in un video dedicato in cui parleremo di Nintendo Switch OLED e di quanto possa convenire rispetto al modello vecchio, rispetto al Lite o rispetto a che cacchio ne so. Ovviamente parleremo di magari un calo o un aumento di prestazioni in base a ovviamente comunque lo schermo che devo usare. Probabilmente azzarderei a dire, non avendolo ancora provata, azzarderei a dire che nella versione portatile con il suo schermo potrebbe esserci un leggero calo di prestazioni, essendo che il motore grafico dovrebbe essere uguale a quello del modello precedente, ma uno schermo più grande e con una tecnologia diversa. Probabilmente a livello prestazionale attaccata alla dock, quindi in modalità TV, non dovremmo vedere una differenza di prestazioni. Vedremo. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine, vi ringrazio per aver comunque scelto di continuare a vedere i miei video dopo un botto di tempo che non pubblicavo. Ci vediamo ovviamente su Twitch, in cui arriverà qualche video, qualche live su la console, sui giochi giocati da questa console qua. Vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video.